E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo video di Dragon Ball Xenoverse 2. Ragazzi, oggi la mia primissima richiesta è quella di Tarless contro Yamko. Allora, ero curioso di portarvi Tarless perché, come posso dirvi, parecchi lo reputano il fratello di Goku, ma in realtà non è il fratello di Goku, ragazzi. Tecnicamente Tarless dovrebbe essere Goku. Se non avrebbe mai sbattuto la testa. Io ce l'ho il film. La battaglia della Terra, no? O era del destino della Terra, non mi ricordo. No, I Guerrieri Invincibili era il film di Bojack. Sì, era di Bojack, se non mi ricordo male. Vediamo un po'. No, è un colpo ravvicinato. No, no. La sua mossa suprema, ragazzi, non va a colpo a volte. Qui. Madonna. Te pareva, prevedibile, prevedibile. Aspettate un attimo. Questa mossa la ritengo inutile quella di Yamko, ragazzi, ah, sincero con tutti. Però che dobbiamo fare? Sarei curioso di fare. Ah, ho sbagliato, cazzo. Sono curioso tanto di portarvi Tenzing contro Yamko, ah. Perché dopo tutto con loro due c'è sempre stata una rivalità sin dall'inizio di Dragon Ball 1, eh? Ah, Dio, Dio. Un bellissimo calcio degno di un Saiyan. Ok, ragazzi, ce ne facciamo un'altra che sapete che la challenge funziona così. Dobbiamo farne due. Comunque voglio dire una cosa ad Alien. Alien, amico mio, scusami se non ho esaudito la tua seconda richiesta, però la metto in quest'altra. Non ti preoccupare, in questa sessione, perché praticamente, come ti posso dire, sono andate a puttane le registrazioni e non sai quanto mi sono incazzato. E ho voluto far uscire la richiesta di un altro iscritto, che con lui diciamo che chiudo le richieste settimanali e poi vado in avanti con me, con Eug, ecco, eccetera. Però ti chiedo scusa, guarda. Con tutto il profondo del cuore ti chiedo scusa. Vediamo un po'. Ma perché questo assassino non va mai a colpo, Gribbio? Dai. Che poi. Se riesco a mandarlo un attimo via, raga. Guardate poi com'è Tarless, eh? Cioè, bellissimo. È un Goku cattivo alla fine, non è un Goku africano, alien. Diciamo che è un Goku. Cioè, Akira Toriyama ha voluto farci vedere cosa sarebbe successo se Goku non avrebbe mai sbattuto la testa. No, è un colpo troppo ravvicinato. È un colpo ravvicinato, raga. Devo essere più vicino a Yamko per colpirlo. Era prevedibile la cosa, però facciamo attenzione, cazzo. Spero che questo format vi piaccia, eh? Comunque sì, a me mi sta piacendo. Per quanto riguarda le PvP, non penso di portarvele, raga, perché le PvP, come vi posso dire? Le PvP mi rubano punti battaglia, quindi penso che la cosa la butterò un po' giù nel secchio. Ok ragazzi, io il video lo posso finire qua, ditemi come vi è sembrato, un bel mi piace, un commento e qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video e ciao!